Siamo alla quarta edizione del titolo olimpico di Mazara del Vallo, gara del rank nazionale nonché campionato regionale assoluti. Domenica 2 settembre ci saranno almeno 200 partecipanti individuali più altre 10 staffette che si cimenteranno in questa disciplina, ovvero il triathlon olimpico di Mazara. Le distanze saranno 1500 metri di nuoto fatte all'australiana, ovvero due giri da 750 metri. Gli atleti uscendo dall'acqua prenderanno le biciclette che sono poste in piazza Mocarta e da lì sul lungomare andranno a fare circa 40 km, 6 giri da 6,3 km. Finita la frazione in bicicletta si riposeranno le bici in piazza Mocarta e partiranno per fare 5 giri da 2 km dentro lo spettacolare nostro centro storico. E i favoriti di quest'anno a livello femminile sono Federica Cernigliaro, la vincitrice dell'anno scorso, Sofia Cassata, Marianna Lacolla, Reitano che è campionessa italiana di categoria S1 e una ragazza dell'Oxygen Brescia Beranzoli Martina, nonché la nostra atleta locale Anna Spina. A livello maschile i favoriti sono Ennio Salerno, che già ha vinto l'anno scorso della Dermovitamina Firenze, il nostro mazzarese Marco Parrinello, Dario Monfreco, la tesserata della società di Palermo, e Antonino Limoli dalla Magma Team di Catania. La Polisportiva Atletica Mazara è nata 10 anni fa con l'intento di promuovere, oltre che alla corsa con cui era nata, anche altre discipline. Fra queste discipline c'è stata, è nata anche il triathlon è una disciplina che accomuna contemporaneamente tre cose: la corsa, il nuoto e la bici. Il successo che ha avuto negli anni ha fatto sì che di anno in anno la manifestazione da noi organizzata assumesse un valore sempre più maggiore, tant'è che quest'anno, a detta dei miei collaboratori, c'è stato un successo di iscrizione che noi forse non ci aspettavamo. Anche quest'anno il Comune di Mazara del Vallo ha voluto patrocinare l'evento del triathlon. Siamo giunti alla quarta edizione, è un'iniziativa bellissima per la nostra città, per lo sport e per la solidarietà, promossa e organizzata dall'Associazione Sportiva PAM, è un'iniziativa che cresce sempre più negli anni e che soprattutto, oltre a coinvolgere tutto ciò che riguarda lo sport e soprattutto il sociale, è un evento anche importante perché rappresenta per la nostra città anche una vetrina di presentazione in un periodo, quello di settembre, dove ancora l'estate dalle nostre parti, nonostante il tempo è quello che non è finito, per cui anche i molti visitatori, turisti presenti in città avranno la possibilità di assistere a una bella cornice, a un evento dove parteciperanno atleti che hanno già raggiunto traguardi importanti, non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale, ma anche nuovi soggetti che si stanno avvicinando a questa nuova disciplina sportiva e che da mesi si preparano per poter fare anche la loro bella figura. E quindi viva il triathlon, viva Mazara del Vallo, viva lo sport. Per me oggi è un'emozione essere qui alla presentazione di questa gara 4.0, siamo alla quarta edizione del triathlon, perché da un punto di vista non solo sportivo ma umano gli atleti mettono tutto il loro coraggio e tutta la loro partecipazione nello svolgere le tre prove a cui sono chiamati. Quindi oltre ad una preparazione di base fisica occorre, per affrontare questo triathlon, tanta concentrazione e tanta forza mentale, e per la città di Mazara del Vallo è un'emozione confermare ancora per quest'anno lo svolgersi di questa manifestazione e vedere tanti atleti suddivisi per le varie categorie cimentarsi nelle tre prove importanti. Per questo ringraziamo l'amministrazione che ha creduto e ha supportato ancora una volta il progetto, nonché la società, la PAM, la società di triathlon Mazara del Vallo. Anche quest'anno, dopo l'esperimento dell'anno scorso, abbiamo voluto essere presenti al triathlon Mazara. È un'attività che prende sempre più corpo e ha sempre più interesse nell'ambito del triathlon nazionale. E volevamo essere presenti perché riteniamo un evento che prende sempre naturalmente più prestigio, e quindi come realtà mazzarese volevamo in qualche modo dare sostegno a tutta l'organizzazione del triathlon, e quindi agli atleti, allo staff al completo.
Anche per quest'anno l'associazione Corro per Da è presente al Triathlon Olimpico 4.0. Siamo onorati ed orgogliosi di far parte di questa grande famiglia che è la PAM, in questo caso con il Triathlon Olimpico. Siamo presenti non solo con il nostro logo, ma anche con la nostra sempre presente presenza incessante in tutte le manifestazioni sportive. Proprio perché il binomio sport e disabilità deve essere un'unica cosa. Quindi vi invito tutti a partecipare domenica ed essere presenti in massa per questa grande manifestazione. Anche quest'anno il triathlon sarà organizzato a Mazara del Vallo per la quarta edizione, quindi questa bellissima manifestazione sarà a Mazara nella location numero uno che sarebbe la spiaggia in città. Io invito tutte le persone a partecipare a questa bellissima manifestazione. E un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale che ancora una volta ha creduto fortemente a questa iniziativa fatta della PAM. E quindi il mio auspicio è che sia quest'anno che il numero di partecipanti sono abbastanza elevati, quindi vi aspettiamo tutti a braccia aperte.